Cari fratelli e sorelle, concludiamo oggi il ciclo dedicato allo zelo apostolico, in cui ci siamo lasciati ispirare dalla parola di Dio. E per aiutare a coltivare la passione per l'annuncio del Vangelo. E questo riguarda a ogni cristiano. Pensiamo al fatto che nel battesimo il celebrante dice, toccando le orecchie e le labbra del battezzato, il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare ai muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede. E abbiamo sentito il prodigio di Gesù. L'Evangelista Marco si dilunga a descrivere dove è accaduto, verso il mare di Galilea. E cosa accumene questi territori? Essere prevalentemente abitati dai pagani. Non erano territori abitati da israeliani, ma preferentemente dai pagani. E sono Gesù i discepoli con lui. E che il Gesù è capace di aprire le orecchie e la bocca, cioè il fenomeno del mutismo e della sordità nella Bibbia anche è metaforico e designa la chiusura al richiamo di Dio. C'è una sordità fisica, ma nella Bibbia quello che è sordo alla parola di Dio è muto, che non parla la parola di Dio. È indicativo anche un altro segnale. L'Evangelo riporta una parola decisiva di Gesù in aramaico, efatà, che significa apriti, che si aprono le orecchie, che si aprono la lingua, ed è un invito non soltanto al sordo muto che non poteva sentirlo, ma proprio ai discepoli di allora e di ogni tempo. Anche noi che abbiamo ricevuto l'effatà dello Spirito Santo nel battesimo siamo chiamati ad aprirci. Apriti, dice Gesù a ogni credente e alla sua Chiesa, apriti, perché il messaggio del Vangelo ha bisogno di te per essere testimonianza e annunziato. E questo ci fa pensare anche all'atteggiamento di un cristiano. Il cristiano deve essere aperto alla parola di Dio e al servizio degli altri. I cristiani chiusi finiscono male sempre, perché non sono cristiani, sono ideologi, ideologi della chiusura. Un cristiano deve essere aperto nell'annuncio della parola, nell'accoglienza dei fratelli e sorelle. E per questo effetà, questo apriti, aprirsi è un invito anche a tutti noi. Anche alla fine dei Vangeli Gesù ci consegna il suo desiderio missionario. Andate oltre, andate a pascere, andate a predicare il Vangelo. Fratelli e sorelle, sentiamoci tutti chiamati, in quanto battezzati, a testimoniare e annunciare Gesù. E chiediamo la grazia, come Chiesa, di sapere attuare una conversione pastorale e missionaria. Il Signore, sulle rive del mare di Galilea, domandò a Pietro se lo amasse e poi gli chiese di pascere le sue pecore. Anche noi interroghiamoci. Ognuno di noi faccia questa domanda a se stesso. Interroghiamoci. Amo davvero il Signore al punto da volerlo annunciare? Voglio diventare suo testimone o mi accontento di essere suo discepolo? Prendo a cuore le persone che incontro, le porto a Gesù nella preghiera. Desidero fare qualcosa
perché la gioia del Vangelo che ha trasformato la mia vita renda più bella la vita loro? Pensiamo questo, pensiamo queste domande e andiamo avanti con la nostra testimonianza. Grazie.